Ciao amici, da John Brower Minnock a Charity Pierce, ecco le persone più obese del mondo. John Brower Minnock era un americano che era affetto da obesità dall'infanzia. Immagina che a un certo periodo della sua vita il peso di John sfiorava i 635 kg. Ovviamente questo lo confrontava a vari problemi di salute come disturbi cardiaci e respiratori, cosa che metteva in pericolo la sua vita in qualsiasi momento. Per tutte queste ragioni John ha iniziato una dieta che ha seguito per circa 2 anni, cosa che gli ha consentito di perdere 419 kg. Il ragazzo pesava quindi solo 216. Ovviamente seguire una dieta molto ferma che non supera 1200 calorie al giorno rappresentava una vera e propria sfida per John, ma quest'ultimo poteva solo congratularsi vedendo che aveva raggiunto il suo obiettivo. John Brower Minnock è morto qualche anno dopo, ma grazie alla sua perdita di peso detiene da quel momento il record dell'uomo che è dimagrito di più al mondo. Il messicano Juan Pedro Franco appare sulla lista delle persone obese più famose nel mondo. Condurre una vita normale risultava impossibile per lui, perché il suo peso gli impediva molto semplicemente di muoversi in modo normale e lo faceva stare a letto. Tuttavia, con il passare del tempo, il ragazzo, il quale è stato designato nel 2017 uomo più grasso del mondo dal Guinness dei primati, ha deciso di sottoporsi a una serie di trattamenti piuttosto complessi, ma anche ad interventi chirurgici che gli hanno consentito di perdere tantissimo peso. Di sicuro ha perso il suo titolo Guinness, ma ciò non ha impedito a Juan di godere di una salute migliore successivamente. Figurati che è persino riuscito a sconfiggere il coronavirus, benché il suo caso lo rendesse una persona a rischio. Al giorno d'oggi, Juan Pedro Franco è diventato una persona in pace con se stessa e anche più indipendente. Per quanto riguarda le donne, l'egiziana Ayman Hamed Abdelati era considerata come la donna più pesante del mondo. Ma questa ragazza, la quale pesava 500 kg a un certo punto della sua vita e non aveva più lasciato casa sua da anni, ha voluto liberarsi di questo peso eccessivo che rendeva la sua vita difficile. Benché l'intervento comportasse un rischio, Ayman si è recata nella città di Mumbai, in India, per sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica. Grazie alla chirurgia, alla fine, è riuscita a perdere più di 300 kg. Invece, le complicazioni non sono tardate ad apparire a causa di problemi cardiaci e renali. Purtroppo la ragazza è morta negli Emirati Arabi Uniti, in cui era stata trasferita dopo il suo intervento. Ayman Hamed rimarrà per sempre nella memoria di tutti quelli che avevano seguito le sue notizie e che avevano partecipato alla campagna online destinata ad aiutarla. Come buon numero di persone che soffrono di sovrappeso, Paul Mason ha fatto anche lui parlare di sé nei media. Avendo vissuto più anni in un ospedale, il britannico, che ha 60 anni al giorno d'oggi, non desiderava trascorrerci il resto della sua vita, ma purtroppo il suo caso non presagiva nulla di buono. Infatti, secondo i medici, solo un intervento di chirurgia bariatrica poteva aiutarlo a ritrovare una vita normale e sana. Quindi Paul non aveva altra scelta che subire un bypass gastrico, vale a dire un intervento chirurgico destinato a ridurre la dimensione del suo stomaco. Grazie a questo intervento miracoloso, che è stato realizzato nel 2010, quest'uomo ha iniziato allora a perdere peso, passando da 445 a 121 kg. Una vera e propria impresa. E poi, ciliegina sulla torta, la storia di Paul Mason, diffusa dai media, gli ha persino consentito di incontrare la sua anima gemella sui social. Purtroppo, questa esperienza, la quale avrebbe dovuto portargli molta felicità, lo ha reso molto triste, perché la relazione con la sua fidanzata è infine finita con una rottura. Ovviamente questo non ha aiutato Paul, di cui il peso ha ricominciato a salire a causa della sua depressione. Ma fortunatamente il britannico ha preso le cose in mano, decidendo di seguire una terapia che lo avrebbe aiutato a controllare di nuovo il peso. Una decisione coraggiosa che lo ha reso un modello di volontà e fonte di ispirazione. Una decina di anni fa, in Arabia Saudita, un ragazzo di nome Khalid bin Mohsen Sahari pesava 610 kg ed era di conseguenza considerato come la persona viva più pesante del mondo. Poter essere autonomo era il suo desiderio più grande. Purtroppo aveva solo una piccola speranza di vedere il suo sogno realizzarsi un giorno. Non potendo muoversi, Khalid è rimasto nel suo letto per 3 anni, fino a un bel giorno di agosto 2013, in cui sono andati a prenderlo per trasferirlo verso un ospedale della capitale Riyadh, su ordine del defunto re Abdallah di Arabia Saudita, per sottoporlo a un intervento chirurgico. L'intervento è stato un successo e grazie ad esso Khalid ha potuto perdere 320 kg, ossia più della metà del suo peso. Anche lo stato dei suoi organi e dei suoi muscoli si era migliorato. Ovviamente questa convalescenza richiedeva molto tempo e pazienza, tanto più che il ragazzo aveva ancora bisogno di aiuto per poter spostarsi o sedersi. Tuttavia la sua salute migliorava e mostrava un morale forte e una grande volontà che lo hanno aiutato a ritrovare poco alla volta la sua autonomia, come il fatto di poter muovere i suoi piedi e di camminare di nuovo.
nuovo. Al giorno d'oggi, grazie alle cure e ai programmi dietetici e fisici che ha seguito, ma anche grazie agli interventi chirurgici, che erano destinati a togliergli la pelle in eccesso, il ragazzo non è più la stessa persona di prima, visto che al giorno d'oggi pesa solo 68 kg, un vero e proprio cambiamento. Manuel Uribe era un giovane messicano che viveva a Monterrey, nello stato di Nuevo León, in Messico. Quest'uomo aveva molti sogni che desiderava realizzare, tuttavia c'era un problema. Manuel soffriva di sovrappeso. In adolescenza il giovane messicano pesava già 115 kg, ma a partire dal 1992 il suo peso non ha smesso di aumentare, fino a raggiungere 597 kg. A causa di ciò Manuel Uribe si è ritrovato inchiodato a letto per anni, contando sull'aiuto di sua madre e dei suoi amici, e lasciando molto raramente casa sua, come durante il giorno del suo matrimonio. Il suo peso record gli ha tuttavia consentito di farsi conoscere un po' ovunque nel mondo e di detenere persino il Guinness dei primati dell'uomo più grasso del mondo. Ma se il suo peso gli ha consentito di battere il record, ha purtroppo causato la sua morte, nonostante ha potuto dimagrire ad un certo periodo. Manuel soffriva di un'obesità patologica e di problemi di salute che hanno alla fine causato la sua morte nel maggio 2014 a 48 anni. Al giorno d'oggi il ricordo e il sorriso di Manuel Uribe rimarranno indimenticabili per sempre. Aria Permana è un ragazzo di 16 anni che vive in un piccolo villaggio situato sull'isola di Giava in Indonesia. Qualche anno fa, quando questo adolescente voleva andare a scuola o raggiungere i suoi amici per divertirsi con loro, provava grandi difficoltà a causa della sua obesità. Questo può sembrare difficile da immaginare, ma a 11 anni questo ragazzo pesava 192 kg, è enorme per la sua età. Quindi, per venire a capo di questo problema, Aria ha subito un intervento di chirurgia bariatrica. Inoltre, ha dovuto seguire una dieta ferrea e fare molto esercizio fisico, cosa che lo ha aiutato a dimagrire in modo significativo. È vero che questo non è stato facile per Aria, che ha dovuto privarsi di molte cose, ma ha proprio finito per abituarsi e per avere un buono stile di vita. Al giorno d'oggi Aria è molto cambiato, il suo corpo è dimagrito in modo impressionante, e possiamo dire che sia molto orgoglioso di sé, come lo testimoniano queste immagini che hanno fatto il giro del web. Bravo Aria! È nel reality show americano Vite al Limite che è apparsa per la prima volta Ashley Dunn Brutcher, detta Ashley D, una giovane americana proveniente dal Texas. Sposata e mamma di un bambino, Ashley aveva solo uno stimolo: perdere peso, condurre una vita normale e soprattutto non contare più sull'aiuto di suo figlio. Cosa che era quasi un'utopia per questa giovane mamma, che non faceva quasi nulla nelle sue giornate, fino al giorno in cui ha iniziato a seguire i consigli di un famoso medico. Esercizio fisico ogni giorno, dieta ferrea e bypass gastrico erano nel programma di Ashley D, che alla fine è riuscita a perdere peso. Tuttavia gli analgesici che ha dovuto assumere a causa del suo intervento chirurgico hanno finito per provocarle un'ulcera e portarle altri problemi di salute che hanno fatto aumentare di nuovo il suo peso. Ashley Dean avrà sicuramente sofferto molto, ma al giorno d'oggi tutto sembra tornare alla normalità per questa ragazza, che in precedenza pesava un po' più di 317 kg. Infatti la giovane texana ha riacquistato fiducia in sé e sembra condurre una vita decisamente migliore di prima. Grazie alla sua storia ispiratrice, Ashley D è diventata un modello da seguire per molte persone che soffrono di obesità. Ora stiamo per parlarti di Drew, un giovane americano di 43 anni che conduceva la sua vita in modo normale, senza prestare davvero attenzione al suo corpo che ingrassava poco alla volta. Ma un bel giorno, quando ha voluto pesarsi, cosa che non aveva fatto per più di un decennio, quest'uomo è stato sorpreso nello scoprire che il suo peso superava i 300 kg, cosa che ha finito per farlo arrabbiare. Come se non bastasse, questo ex atleta ha anche scoperto durante un esame medico che soffriva di pressione alta, di diabete e di apnea del sonno. Ma niente panico, ha pensato Drew, perfettamente consapevole della causa della sua obesità, che non era altro che una cattiva alimentazione e una mancanza di esercizio fisico per un lungo periodo. Drew ha allora iniziato a far la dieta, una fase necessaria prima di poter subire un intervento chirurgico. Però, se ha potuto perdere peso, Drew ha dovuto dimostrare una grande pazienza e un grande impegno per resistere alla tentazione di mangiare ciò che era abituato a consumare prima. Tuttavia, ha potuto superare questa tentazione grazie al sostegno della sua nutrizionista. Tra l'altro, a furia di fare la dieta, di fare esercizio fisico, Drew non è più grasso come prima, ecco che lo tirerà su di morale. E finiamo con Charity Pierce, una delle donne più pesanti al mondo. Questa americana, la quale pesava più di 360 kg, sperava di morire piuttosto che vivere in questo modo, come ha lei stesso affermato un giorno. Bisogna anche dire che Charity Pierce soffriva di molti problemi nella sua vita personale, tra i quali l'obesità nascente della propria figlia. Tuttavia, la vita di questa donna ha preso un'altra piega durante la sua partecipazione al reality show americano Vite al Limite. Seguita dagli specialisti, Charity Pierce ha subito un bypass gastrico che le ha consentito di perdere circa 180 kg.
Questo cambiamento fisico avrebbe tuttavia portato a un cambiamento anche dal punto di vista psichico, perché questa donna ha iniziato a soffrire di altri problemi. Ma Charity Pierce è una combattente e la sua capacità di far fronte alle prove difficili della vita l'ha aiutata a superare ancora una volta i suoi problemi, incluso quando le è stato diagnosticato un cancro del rene. Grazie al suo coraggio e la sua volontà di ferro, Charity Pierce è diventata un modello di coraggio e di successo. Le auguriamo buona fortuna per il seguito. Ora dici se conosci altre persone obese che non compaiono in questa lista. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!